tecnologia avanzata. Ma ho vissuto anche il periodo buio degli anni 70, all'indomani. Sindaco Pugliese, quest'oggi un evento organizzato per incentivare quelli che sono i territori dei Campi Flegrei. Sì, un evento molto interessante, siamo ospiti del comune di Bauli, nello splendido scenario dell'Ostrichina. Abbiamo sì sottolineato la grande collaborazione che esiste tra le amministrazioni dei Campi Flegrei e abbiamo cercato di ricostituire quel legame fiduciario con la base. I giovani devono credere nelle istituzioni, perché noi siamo l'ultimo front office dello Stato e quindi devono ricercare un dialogo. Io credo che queste associazioni stanno lavorando magnificamente, stanno lavorando bene e mi auguro che molti giovani possano avviare queste attività imprenditoriali con l'aiuto e il sostegno dello Stato per il rilancio dei Campi Flegrei, perché da soli come amministratori non potremmo mai riuscirci. Tra l'altro sono gli ultimi anni che potremmo beneficiare di questi canali di finanziamento a livello europeo, occorre approfittarne, siamo in una fase storica, come dicevo, e quindi non possiamo lasciarci scappare questa occasione. E come si devono muovere proprio i giovani per diciamo rilanciare quelli che sono i Campi Flegrei? Allora, innanzitutto io credo che la proposta che è anche emersa dal dibattito di creare dei tavoli di confronto tecnico-tematici sia fondamentale, perché bisogna capire innanzitutto le caratteristiche sociali e demografiche dei territori. Da quello bisogna partire. È vero che c'è un'omogeneità a livello flegreo, ma ci sono Monte di Procida ha delle peculiarità, Bacoli altre, Bacoli forse più come Pozzuoli ha una tradizione industriale. Assessore, un evento che unisce i comuni di Pozzuoli, Monte di Procida e Bacoli e che incentiva quello che è il territorio flegreo. Cosa ne pensa? È da continuare, abbiamo cominciato questa collaborazione già da tempo ed è importante. Parlare di Campi Flegrei diventa indispensabile per il coinvolgimento delle amministrazioni, ma deve avvenire anche con il coinvolgimento della popolazione, a partire dai cittadini più piccoli. Una popolazione che è accorsa in massa a questo che è un evento importante soprattutto per il nostro territorio, come rilanciare quello che è il territorio flegreo? Sicuramente c'è molto interesse da parte della popolazione allo sviluppo e all'economia. L'obiettivo è quello di trattenere il più possibile i giovani e quindi di creare delle occasioni di lavoro. Pertanto parlare di turismo e lavorare sul turismo è la missione che vogliamo accogliere di concerto con le altre amministrazioni, quindi non solo con l'amministrazione pozzuolana ma anche con quella di Bacoli e di Monte di Procida.